Infrastrutture intelligenti, le reti innovative della città esistente. Si è discusso di questo nel terzo appuntamento del ciclo di incontri Quale città? Pensato e voluto dal senatore PD Luciano D'Alfonso, presidente della Commissione Finanza e Tesoro del Senato e organizzato dall'Officina con Fondazione Europa Prossima e l'associazione VU Mezzo Metro Quadro. Ieri pomeriggio, nella sala Alessandrini del Tribunale di Pescara, a parlare di infrastrutture intelligenti, oltre ai tanti relatori presenti, è stata anche la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, impossibilitata a prendere parte all'evento, ma presente con un videomessaggio. Il tema che affrontate è uno dei più delicati e importanti di questa fase per due motivi. Il primo è la cosiddetta messa a terra del PNRR che dà alle città, dopo anni di austerity, ingenti risorse per realizzare investimenti che altrimenti sarebbero rimasti dei sogni. Il secondo è il contesto storico in cui ci muoviamo. La crisi del Covid e più oltre il tema del riscaldamento globale e dell'emergenza ambientale vedono le città più esposte di ogni altra area a cambiamenti epocali. O sapremo governarli o ne rimarremo travolti. La città, la polis, è il luogo dove l'Occidente democratico ha inventato se stesso e mi fa piacere pensare che sia la polis il motore della straordinaria stagione di sviluppo che possiamo aprire. Le infrastrutture intelligenti sono la risposta resa finalmente possibile dalla tecnologia alla richiesta di una migliore qualità della vita che da almeno un mezzo secolo sale da ogni agglomerato urbano. L'impegno che posso prendere, anzi che ho preso fin dall'inizio del mio mandato, è di ascoltare le città e quindi chi lavora per la loro modernizzazione, a cominciare dai sindaci, per produrre decisioni efficaci nell'ambito delle mie competenze da Ministro per il Sud e per la coesione territoriale. Noi dobbiamo porci la domanda per come fare affinché le città funzionino dopo la rottura di civiltà della pandemia. Abbiamo bisogno di infrastrutture intelligenti che per esempio consentano la didattica a distanza, consentano la telemedicina, consentano anche i controlli al di là della possibilità della frontalità fisica. La città è la più grande agenzia di sviluppo, però esiste accanto ai diritti dei cittadini anche un diritto della città che va ritrovato, riconcepito e declinato. La tecnologia può fare molto. Su tutto questo il PNRR dà risposte. Noi abbiamo 3 miliardi a favore del progetto Abruzzo. Su questo però serve potenziare la macchina amministrativa, perché noi abbiamo soltanto 72 mesi per rendicontare, dal gennaio del 21 fino al gennaio del 27, per cui bisogna fare in fretta, senza logica della contrapposizione, concertatamente, concordando le priorità in linea con le regole europee.